in mezzo ad ampia, fertilissima e popolosa contrada, fra gli ubertosi campi e vigneti di splendida pianura. Lungo la regia strada che da Pisa conduce a Firenze, sorge Cascina. Tra il fiume Arno ed il fosso Rinonico, circa 2 miglia a ponente del villaggio di Fornacette, 8 a levante di Pisa e 14 a greco di Livorno. Così nel 1912 il sacerdote Francesco Conti inizia il suo libro intitolato Cascina e i suoi dintorni. Le origini sul nome Cascina sono comunque tuttora incerte. Alcuni storici ritengono che questo derivi dall'antica stazione etrusca Casne. Altri invece ritengono che derivi dall'omonimo fiume. Certo è che la più antica attestazione del fiume risale al 935, mentre la più antica attestazione del toponimo Cascina risale ad una pergamena datata 26 giugno 750, nella quale si parla della donazione di una casa fatta alla chiesa di Santa Maria di Cascina. Nel periodo medievale, Cascina appariva già come una cittadella fortificata, con un castello di forma leggermente rettangolare, circondato da 12 torri unite e collegate tra loro da piccole mura. Nel secolo successivo le mura vengono rialzate, le torri rinforzate e vengono costruite le due porte di accesso, quella fiorentina e quella pisana. Nel periodo della Repubblica Pisana, la città di Cascina fu castello fedelissimo all'imperatore contro lucchesi e fiorentini. Rimase fedele alla Repubblica Pisana fino al 29 luglio 1364, quando i fiorentini riuscirono a sconfiggere Pisa nella cruenta ed efferata Battaglia di Cascina. Immortalata da Michelangelo Buonarroti, di cui si conservano solo alcuni dei disegni preparatori, e consegnata alla storia grazie ad un famosissimo dipinto di Giorgio Vasari, raffigurante proprio la battaglia che si svolse nella piana di Cascina e che oggi si trova nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio a Firenze. Dopo la conquista fiorentina, Cascina continuò il suo sviluppo territoriale e demografico. Nel 1622 gli abitanti della podesteria di Cascina risultavano essere 5.587 e nel XVIII secolo il borgo di Cascina era il centro rurale più importante e densamente abitato di tutta la Toscana. Verso la fine del XIX secolo, per permettere la costruzione della linea ferroviaria La Leopolda, che avrebbe congiunto Firenze a Pisa, furono abbattute le due porte, Porta Pisana e Porta Fiorentina, e parte delle mura. Oggi la cinta muraria appare molto frammentata a causa delle trasformazioni urbane avvenute tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando si provvide a demolizioni e trasformazioni varie. Altre demolizioni furono poi effettuate durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. E rimangono comunque visibili, anche se inseriti ed inglobati nel tessuto urbano, molti scorci delle mura e delle torri che circondavano il vecchio castello di Cascina. La torre pentagonale di Parisina, la Stradina, Piazza d'Armi e via lungo le mura. Il primo monumento che salta agli occhi a chi arriva a Cascina è la Torre Civica, o Torre dell'Orologio, situata ad ovest del centro storico, ove precedentemente era la Porta Pisana. Costruita in laterizio, originariamente faceva parte di un palazzo che ospitava le milizie e la sua altezza terminava poco sotto l'orologio. Attualmente la torre è alta 26 metri e sulla sua superficie sono ben visibili gli innalzamenti subiti nel corso dei secoli. Come nella maggior parte delle città,
Anche a Cascina, il centro storico vero e proprio si è sviluppato nel corso dei secoli attorno alla Piazza della Chiesa. E proprio in questa piazza si trovano alcuni degli edifici più importanti: la Pieve di Santa Maria, la Cappella del Sacramento, l'Oratorio di Santa Croce, il Campanile e il Palazzo Stefanini. La Pieve, dedicata a Santa Maria Assunta e a San Giovanni, è la più antica del territorio. Esisteva già come chiesa nella seconda metà dell'VIII secolo, ma la vera e propria Pieve risale alla fine dell'XI secolo. L'edificio, di stile romanico, è a pianta basilicale, a tre navate. La facciata, a doppio spiovente, presenta cinque arcate cieche nella parte inferiore e tre nella parte superiore. Al di sopra di queste il timpano di coronamento con una croce marmorea e due oculi ai lati. Sul lato destro della chiesa si può ancora vedere un'iscrizione che ricorda il passaggio delle truppe di Federico II intorno al 1228. L'interno ha conservato la semplicità dello stile romanico, con le tre navate sorrette da colonne monolitiche di granito rosa e marmo cipollino. Sulla parte sinistra, adiacente e comunicante con la Pieve, si trova la Cappella del Sacramento, che ha un interno decorato in stile tardo barocco. Inizialmente era separata dalla Pieve in quanto facente parte di un piccolo cimitero spostato verso la fine del Settecento. A sud della piazza si trova l'Oratorio di Santa Croce o Chiesa del Crocifisso. Originariamente adibita a battistero, è stata a lungo chiusa in stato di degrado. Ristrutturata in tempi recenti, mostra tutta la sua bellezza di stile barocco, con un fonte battesimale circolare in marmo. Il campanile, disallineato ed estraneo rispetto alla planimetria della Pieve, fa pensare ad una probabile funzione militare, in quanto allineato con le strutture del vecchio castello e costruito su una preesistente torre. Realizzato con grossi blocchi di calcare di uliveto, fu rifatto in laterizio nella parte alta nella seconda metà del XV secolo, dopo che la sommità era stata danneggiata da un'incursione del 1295. Di fronte alla Pieve si trova il Palazzo Stefanini, ora sede della Misericordia, appartenuto all'omonima famiglia dal 1647 al 1841. La facciata è in laterizio con tre ordini di finestre incorniciate da pietra serena. Alla sobrietà e semplicità dell'esterno si contrappone la ricchezza decorativa dell'interno, in particolare dell'ampio salone con ballatoio, a cavallo tra lo stile barocco ed il neoclassico. Poco distante da Piazza della Chiesa, proprio lungo Corso Matteotti, la strada principale di Cascina, in direzione Firenze si trova l'Oratorio di San Giovanni Battista o dei Cavalieri, meglio conosciuto dai cascinesi come Chiesina delle Suore. La semplice struttura in laterizio, a navata unica in due campate di uguale misura e coperta con volte a crociera, fu edificata verso la fine del XIV secolo, per volontà di Bartolo Palmieri da Cascina.
All'interno è totalmente rivestita con affreschi del senese Martino di Bartolomeo, raffiguranti storie dell'Antico Testamento. In questa chiesa, che il vuoto assoluto per un momento fa sembrare più grande, a poco si perde la sensazione della solitudine. Tutto si popola di visioni superbe. Non un palmo delle pareti è stato trascurato dal pittore. Questa è la descrizione dell'oratorio da parte di Anna Franchi nel suo libro del 1928 intitolato La lettura, da Cascina a Casciana. Uscendo dal centro storico e proseguendo ancora verso est per circa un chilometro, si giunge all'estremità orientale del territorio comunale, dove è situato il santuario di Madonna dell'Acqua. Edificato tra il 1614 ed il 1619 su progetto di Jacopo Maruscelli, presenta un'elegante struttura a croce greca. Il campanile adiacente, sormontato da una cupola, fu costruito qualche decennio più tardi, intorno al 1642. Rispetto al capoluogo, il territorio comunale, di 78,80 km² si sviluppa principalmente verso occidente, a cavallo della via Toscoro-Magnola. Lungo i cui lati si snodano le tante frazioni del comune e le innumerevoli attività commerciali che rendono questa importante arteria stradale uno dei fulcri della vita commerciale del territorio. Ad un paio di chilometri ad ovest del capoluogo sorge la chiesa di San Benedetto a Settimo. Attestata fin dall'861, fu riedificata tra il 1535 ed il 1540. All'interno conserva importanti dipinti trecenteschi come la Madonna del Piano, di artista fiorentino, e la Madonna con le ciliegie, di Francesco Neri. L'opera più importante conservata nel santuario di San Benedetto è però un paliotto di alabastro del XIV secolo, originario dell'Inghilterra, di cui esistono in Italia solo altre tre opere analoghe, a Napoli, a Venezia e a Ferrara. Pochi sanno che non molto distante dalla chiesa di San Benedetto, nel periodo estivo, quando il livello dell'Arno scende al suo minimo, dalle acque del fiume affiorano i resti e i ruderi di una vecchia chiesa. La chiesa di San Pietro in Castello, distrutta da un'alluvione nel 1545. Proseguendo ancora verso ovest, dopo neppure un chilometro, si giunge a San Casciano. Qui è possibile ammirare uno dei monumenti più importanti di tutto il territorio cascinese, la Pieve Romanica di San Casciano. La pieve, ricordata in documenti risalenti al 970, fu poi ristrutturata a partire dall'inizio del XII secolo. I lavori furono poi temporaneamente interrotti e ripresero in seguito fino a concludersi con la facciata nel 1180. Questa presenta caratteristiche peculiari dello stile romanico, arcate cieche, losanghe e oculi. Di particolare interesse le decorazioni del Biduino, uno dei massimi rappresentanti della cultura artistica del tempo, autore delle architravi poste sopra il portone centrale e le due porte laterali. Thank you.
Continuando ancora lungo la riva sinistra dell'Arno, si arriva in breve tempo a Zambre, dove possiamo trovare una piccola chiesa medievale, la chiesa di San Jacopo, una delle rarissime chiese medievali ancora presenti in Italia. I primi documenti che parlano di una chiesa di San Jacopo di Zambra risalgono al 1280, ma la struttura architettonica con pianta rettangolare con una unica abside sembra far risalire questa chiesa addirittura al IX secolo. La facciata è costituita da blocchi di pietra verucana proveniente dal vicino Monte Pisano. Ma una caratteristica particolare rende unica questa chiesa: la presenza all'interno della curvatura dell'abside di una serie di pitture murali simboliche che si richiamano alla iconografia cristiana primitiva. Un terrapieno artificiale situato tra Riglione e Navacchio è il luogo dove sorge il complesso dell'Abbazia di San Savino. Questa fu edificata tra il 1118 e il 1134 dopo che un'alluvione dell'Arno aveva distrutto la precedente abbazia edificata nel 780 grazie ad una donazione effettuata da tre fratelli di origine longobarda. La chiesa, costruita con blocchi di calcare del Monte Pisano, è a navata unica ad abside semicircolare. Il suo interno è caratterizzato da una pulita austerità decorativa nella quale spiccano le belle pareti di pietra. Il campanile, ricostruito recentemente, fu distrutto però nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, dalle truppe naziste in ritirata per non lasciare punti sopraelevati da cui poter avere una buona visuale. Ai piedi della chiesa un alto recinto in pietra circonda il terrapieno, o montione, da cui anche il nome della località, ed addossate a questo recinto troviamo le strutture abitative ed i vari servizi del monastero. A poca distanza dall'abbazia di San Savino troviamo il castello di Ripoli. Costruito nel XIV secolo con pietre calcaree del Monte Pisano, presenta la struttura tipica delle ville fattorie di quel periodo. Non particolarmente facile da trovare, risulta comunque in un buon stato di conservazione, anche se circondato da strutture contadine fatiscenti. Proprio adiacente al castello, la chiesa settecentesca dei Santi Andrea e Lucia da Ripoli, sorta sulle rovine di una precedente chiesa costruita nel XIV secolo insieme al castello stesso, custodisce una preziosa pala di Barnaba da Modena. Siamo così arrivati all'estremità occidentale del territorio cascinese. A poche centinaia di metri da qui c'è Pisa, con le sue chiese, i suoi monumenti, la sua storia. Noi invece ci spostiamo a sud della Tosco-Romagnola e torniamo verso est in direzione del capoluogo. Qui vogliamo soffermarci sulla chiesa di San Giorgio a Bibbiano. Documentata già nel 970, è in stile romanico pisano. Costruita con blocchi regolari alternati di calcare e verrucano, ha la particolarità di essere l'unica chiesa di tutto il territorio comunale a non essere orientata, ossia di non essere rivolta ad oriente, bensì a settentrione. Il giro del territorio cascinese è quasi concluso, ma prima di giungere nuovamente al capoluogo ci imbattiamo in un gioiello dell'arte romanica: la piccola chiesa di San Miniato di Marcianella, da tutti conosciuta come il Chiesino. Documentata fin dal 1011, è interamente costruita in verrucano. Lungo i fianchi si aprono semplici monofore, mentre in facciata svetta l'agile campanile a vela.
L'interno, ad aula unica, conserva una caratteristica pila per l'acqua santa e sull'altare un dipinto raffigurante la Madonna tra San Miniato e San Giovanni, eseguito nella seconda metà del XVI secolo dal fiammingo Giulio di Giovan Pietro Molinginato. Fin dai tempi più remoti, Cascina è sempre stato un paese dedito principalmente all'agricoltura e sulla scia di questo interesse nacquero due importanti istituzioni, la Cassa Rurale ed Artigiana e la Società Operaia. A partire dagli inizi del XX secolo, però, la sua gente ha trovato un nuovo settore cui dedicarsi ed al quale rivolgere principalmente la sua attenzione. Il settore del legno. E non a caso, proprio in quel periodo i cascinesi si sono specializzati in questo settore. Nel 1922 vide la luce la prima mostra permanente del mobilio, manifestazione che è poi proseguita negli anni fino ai giorni nostri, e nacque l'Istituto Statale d'Arte, dove i giovani cascinesi avevano modo di imparare le tecniche di intarsio, per le quali sono poi diventati famosi a livello nazionale ed internazionale. Verso la fine del XX secolo, però, la crisi che ha colpito l'intero mondo del lavoro e dell'artigianato ha portato i cascinesi a rivolgere le loro attenzioni in modo particolare al commercio ed al settore terziario e dei servizi. Sono così nate altre importanti realtà, che spaziano dal settore dell'industria a quello della grande ristorazione, dal settore degli spettacoli a quello della ricerca e della tecnica. A tal proposito ci sembra doveroso segnalare la Città del Teatro, importante punto di riferimento nel territorio per rappresentazioni e concerti, ed il Polo Tecnologico di Navacchio, fucina di numerose aziende spin-off nel settore della New Technology, che è collocato in un insieme di immobili ristrutturati attraverso un recupero edilizio ed urbanistico di vecchi stabilimenti industriali. Qui vicino anche una frequentatissima zona commerciale, in continua espansione, lambita dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, che costeggia anche presso il suo svincolo cascinese un'altra area similare di più recente istituzione. Da alcuni anni l'amministrazione comunale, in collaborazione con la storica emittente radiofonica Punto Radio ed altre associazioni, organizza un ricco cartellone di manifestazioni per l'intrattenimento estivo serale. La lunga kermesse denominata Lunatica vede i cascinesi ammirare concerti, sfilate di moda, dibattiti e tanti eventi in cui sono stati coinvolti anche i commercianti, soprattutto di Corso Matteotti, un vero e proprio scenario da centro commerciale naturale. Quest'ultimo trova il suo habitat nella nuova riqualificazione del corso, con la pavimentazione e conseguente pedonalizzazione dell'asse viario che costeggia i portici, che accolgono decine e decine di negozi.
Molto suggestiva è anche la visione notturna di questo scenario, che offre un gradevole effetto cromatico per il sapiente uso di luci che si fondono con le facciate degli edifici. E, sempre per il settore spettacoli e manifestazioni, ce ne sono due che da anni sono ormai entrate nel calendario annuale. Il Palio di Santo Stefano, che si svolge nella frazione di Santo Stefano a Macerata durante il mese di giugno. E poi la bellissima rievocazione storica della già citata Battaglia di Cascina, sulla quale non possiamo non soffermarci brevemente con le nostre immagini. Verso la fine del XX secolo, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha individuato nella campagna cascinese il sito ideale per uno studio che da tempo stava portando avanti con l'omologo francese Centre National de la Recherche Scientifique. Da questa idea è nata Virgo, inaugurata il 20 ottobre 1997. Non lontano dalle frazioni di Latignano e Santo Stefano a Macerata, in aperta campagna, ad est del trafficato rettilineo stradale denominato Arnaccio, si trova questa opera di alta tecnologia. Un'antenna interferometrica che serve per lo studio e la verifica dell'esistenza delle onde gravitazionali. Si presenta come una struttura ad L con due bracci perpendicolari della lunghezza di 3 km ciascuno. Dimensioni che la collocano al primo posto in Europa ed al secondo nel mondo. All'interno di questi due bracci è posizionato un tunnel nel quale è stato fatto il vuoto e dall'interno del quale viene fatto scorrere un raggio laser. Le misurazioni degli spostamenti, sia pure infinitesimi, di questo raggio potranno confermare la presenza o meno delle onde gravitazionali. Gli scienziati, da Einstein in poi, hanno sempre creduto nella loro esistenza e sul fatto che queste possano spiegare l'evoluzione dell'universo. Ed è proprio per questo motivo che una delle domande più affascinanti che l'uomo si sia mai posto, ossia qual è l'origine del nostro pianeta, potrebbe avere la sua risposta da Cascina e dal suo territorio.